che è uno sport che sviluppa sia l'aspetto ludico, motorio che l'aspetto mentale. E poi il confronto diretto con l'avversario sviluppa in lui delle capacità mentali importanti. Infatti non è importante solo portare un ragazzino da piccolo a vincere i campionati del mondo, è importante anche vedere quei miglioramenti da un bambino che inizialmente è indifeso e quindi non riesce mai a toccare, oppure piange perché ha perso, e quindi vedere il cambiamento proprio nel sentirsi padrone della situazione. E quindi piccoli passi, non so, importanti grandi risultati, ma per ognuno individualmente poter migliorare. Allora, sicuramente l'amicizia, la lealtà, e comunque qui ci sono delle cose fondamentali, tipo, diciamo, degli atteggiamenti cavallereschi, il saluto prima, durante, cioè prima e dopo l'assalto, il dare la mano alla fine di ogni assalto. Allora, divertimento, perché senza divertimento non si impara niente. Lealtà e passione, perché è uno sport impegnativo, anche per i bambini più piccoli è impegnativo, a livello fisico e a livello emotivo soprattutto. E se non c'è passione è difficile continuare.